qualcuno no. Siamo collegati con Denis Bilunov, che è un sociologo, parla benissimo italiano perché è stato anche in Italia, è russo, adesso in questo momento è a Praga dove insegna all'università. E ti puoi definire un oppositore di Putin? E perché? Sì, sì, buongiorno. Io ho fatto un esponente dell'opposizione russa dal 2005 fino al 2015 e una volta ero direttore esecutivo del movimento russo Solidarnost e ho lavorato con gli oppositori più importanti come Boris Nemtsov, fu assassinato Garry Kasparov e altri, quindi io conosco questa situazione dall'interno abbastanza bene. Io direi che fermare Putin bisognava molto più prima, al costo meno tragico e diciamo molto più economico. Però purtroppo in quegli anni tutto il mondo preferiva chiudere l'occhio a quello che succedeva in Russia e a quel che era come una persona, come politico. E la nostra attività in 2011-2012, quando avevamo proteste di massa molto importanti, purtroppo abbiamo perso. Poi nel 2015, dopo Nemtsov assassinato, mi sono deciso di andare fuori dal paese. Sei scappato, sei andato via giustamente, perché poi comunque so che sei stato anche tra le persone che hanno protestato dopo l'uccisione di Anna Politkovskaja, giornalista che ricordiamo sempre con grande, grande dolore, uccisa sul pianerottolo di casa sua. Allora, Denis, ma pensi che sia possibile che il consenso di Putin sfumi? Sinceramente, ora, o la guerra invece è per lui un modo per insaldare la propria immagine di uomo forte, di uomo potente, di difensore dei valori, tra virgolette, dell'Unione Sovietica, poi nemmeno all'impero russo più che l'Unione Sovietica. Lui sappiamo che viene dal KGB, c'è questa famosa frase, no, che avrebbe detto: chi non rimpiange l'Unione Sovietica non ha cuore, chi pensa di ricostituirla così com'era non ha cervello. C'è un elemento, tra virgolette, romantico. Come un sociologo posso dire che c'era un momento molto importante nella storia moderna della Russia nel 2018, quando Putin ha introdotto riforma delle pensioni, e questo è un punto importante perché il sostegno di massa ha cominciato di andare giù in maniera molto veloce, è calato dal 60-70% giù fino al 35-40% anche secondo le fonti ufficiali, quelli del Cremlino, le cifre reali secondo me sono più basse. Ora Anche dopo Covid, perché Covid è un altro elemento perché tutto il paese ha visto nascosto in un bunker, a differenza se noi vogliamo paragonare con tutti gli altri leader mondiali che sono riusciti in qualche modo a farsi notare come leader delle nazioni, quelli che confrontano il Covid e così via. Putin invece si è nascosto e anche gente lo vede. Ho capito, ma immagino che insomma da lì a immaginare diciamo una rivolta popolare mi sembra molto prematuro.